se dobbiamo produrre dei contenuti in verticale, dobbiamo girare in verticale. Anche se sono tante le lamentele che leggo e sento rispetto al video verticale, perché i nostri occhi vedono in orizzontale, il formato 9/16 ormai fa parte della nostra quotidianità e quindi è inutile cercare di scappare. Quello che possiamo fare da persone intelligenti e professionisti del settore è adattarci a quello che il mercato chiede, perché i social ormai fanno parte delle nostre vite, Instagram fa parte della nostra vita, TikTok fa parte della nostra vita. È inutile scappare, è inutile nascondersi e lamentarsi. Adattiamoci a quello che succede. E soprattutto, se dobbiamo produrre dei contenuti in verticale, dobbiamo girare in verticale. Quindi oggi vi faccio vedere il setup che ho costruito per girare proprio i video in verticale. Ve lo faccio vedere ovviamente con la mia camera, con la 6K Pro, ma come tutte le volte questo setup potete riadattarlo alla camera che avete. E aggiungo anche che potevo crearlo in un modo differente sfruttando delle cose un po' più comode, come per esempio la maniglia laterale. Però insomma, ho cercato di adattare tutto quello che avevo senza spendere soldi aggiuntivi, avendo però un setup comodo e funzionale. Come ogni volta, in descrizione trovate i link di ogni accessorio, ogni supporto, ogni cosa che fa parte di questo setup. E quindi smontiamo tutto e vi faccio vedere come si monta. Situazione di partenza: abbiamo il cage classico, che possa essere Smorrig o Tilta. Io utilizzo il Tilta, è lo stesso identico che utilizzo sul setup classico in orizzontale, e vado a modificare un po' diverse situazioni. Ci sono alcune cose che restano uguali tra il cage situazione orizzontale e situazione verticale, però vengono posizionati in modi diversi. In particolare il supporto con il blocco per la maniglia, che a differenza di quando utilizzo la camera in orizzontale lo tengo qui, perché ovviamente la maniglia ce l'ho qui sopra, in questo caso andrò a mettere la camera in questa posizione, quindi con tutte quante le varie entrate verso l'alto, in modo che possa andare ad aggiungere e togliere cose in base a ciò che mi serve, e vado a posizionare il supporto per il blocco della maniglia qui sopra. Ovviamente in base al tipo di cage che avete dovete andare un attimo a trovare la soluzione più adatta. Con Smorrig non ho fatto il test, con Tilta ho trovato questa configurazione e quindi potete un po' adattarlo rispetto al cage che avete. Quindi qui sopra vado a posizionare il supporto per la maniglia e un altro supporto che mi servirà per una maniglia laterale. Prima di andare a montare tutte quante le varie cose, la prima cosa che faccio adesso, per non avere la camera in questa posizione, è andare a mettermi la piastra sotto. E la piastra che utilizzo è la piastra del Ronin RS2, perché in questo modo, con questa configurazione, riesco a montare la camera in verticale anche sul Ronin. E la cosa figa della piastra del Ronin è che di base posso sfruttare questo altro accessorio di base proprio del Ronin per poter avere una migliore presa rispetto al cage, perché se io utilizzassi la piastra, che sia Ronin o non sia Ronin, dovrei andare a posizionarla in questo modo rispetto alla camera e ovviamente qui avrei soltanto una vite, ok? Cioè andrei a mettere praticamente la piastra in questo modo e per quanto io possa andare a stringerla, avere solo una vite mi farà questo tipo di gioco. Mentre in questo modo, sfruttando la piccola piastrina aggiuntiva del Ronin RS2, io posso mettere questa direttamente sul cage sfruttando appunto due viti vicine, in modo che a girare non si gira, e poi questa la vado ad inserire direttamente nella piastra del Ronin, in modo che posso poi anche bilanciare tutta questa cosa a destra o a sinistra nel caso in cui vado a montare la camera in verticale sul Ronin per stabilizzarla meglio. Quindi vado a montare praticamente la piastrina qui sopra e cerco di posizionarla più o meno al centro, in modo che poi ho possibilità di bilanciarla meglio sul Ronin. E questa è la base di partenza di tutto quanto il mio setup. La metto qui, almeno rimane in piedi. Partiamo da questo che mi serve per andare a mettere la maniglia laterale. Lo posiziono di base qui, sull'ultime due filettature possibili, in modo che riesco ad averla il più lontano possibile rispetto a questo che poi andrò a mettere qui. Ovviamente in questo caso utilizzo sempre quello più lungo, che andrà a sporgere, quindi in termini di bellezza estetica non è proprio l'ideale, però anche, raga,
stica. L'importante è che funzioni e questo setup funziona in due modi diversi, sia a livello WLOC e compagnia bella, sia una situazione un po' più easy a mano libera senza tutti i cavi e cose. Quindi questo lo attacchiamo qua, questo lo attacchiamo qua, il più largo possibile, ok, e quest'altro va di qua proprio attaccato all'altro supporto. Sempre meglio due viti che una, perché almeno resta tutto bello saldo. Ok, questa è di base la modifica più grande rispetto al setup orizzontale. Per la questione SSD, che non ho preso, l'SSD la vado a montare da questa parte in una situazione strana, ma mo ci arriviamo. Quello che sfrutto è praticamente questa sorta di piccola slittina che vado a posizionare qua lateralmente. Perché uso questa e non uso quella che utilizzo di solito quando ho il setup in orizzontale? Perché non riesco in quel modo a tenere l'SSD nella stessa identica posizione dove ce l'avrei normalmente con questa insieme, laterale. Se avessi il cage small rig potrei inserirla nella fessura che si trova sotto il cage, ma in questo caso stiamo utilizzando quella tilta e quindi non lo posso fare. E quindi ho trovato questo sistema insieme a questa molla, sempre small rig, che ce l'avevo comprata diverso tempo fa, dove vado ad inserire queste due cose insieme. In questo modo questa viene messa qua. Questa purtroppo va fissata solo con una vite, perché un'entrata di vite c'è. Questa va qua, ok, e qua praticamente vado a metterci l'SSD, che poi vado a regolare in altezza in base a quando una volta la maniglia. Adesso arriviamo a questa, vi faccio vedere prima la maniglia. Maniglia che vado a montare tramite un rod direttamente qua sopra, poi vado a regolare tutto quanto in base a quanto faccio entrare questa dentro. La fortuna di questa maniglia è che posso andare a regolarla in tutto e per tutto, quindi posso andare a smontare questa parte davanti, metterla dietro in base al setup che mi vado a creare. E la cosa comoda di questa maniglia è anche che posso regolare di quanto questa parte va avanti o dietro. L'altra cosa comoda sempre è che di solito utilizzo questo nella parte davanti, in questo caso sarebbe il dietro, ma nel caso del setup verticale lo posso andare ad incastrare qua. E questo mi permette di avere il monitor montato in verticale. Così anche dal monitor posso vedere quello che succede. Questa la metto qua. Qui ovviamente devo andare a regolarmi quanto questa roba deve andare avanti o dietro, perché in questo caso non riesco ad avere un bel grip. Quindi vado a regolarmi con le vitine qua dietro un po' la posizione di tutto. Quindi questa mi permette di avere la camera qua davanti. Ok? E qui ci vado a mettere il monitor. Ce lo mettiamo dopo. Maniglia, vado a metterla qua. Questo mi permette di avere un grip laterale, perché ovviamente quando uso la camera in orizzontale ce l'ho qua il grip della camera, in questo caso non lo ho e quindi me lo vado a ricreare io in questo modo, in modo che posso nel caso avere anche questa situazione qui, oltre che questa, in base a come mi devo muovere. Quindi maniglia messa qui, che regge abbastanza bene, ok? La camera si tiene, non va da nessuna parte, ovviamente stringete tutto quello che c'è da stringere e poi praticamente qui ci va l'SSD che vado a mettere, diciamo, in base a come vi sentite più comodi, in base al tipo di cavo che utilizzate, verso l'alto o verso il basso. Io in questo caso faccio questa cosa qua. Non è proprio la situazione più stabile, però insomma è una morsa, non va da nessuna parte. Ci ho girato, non è mai caduto niente, non si è mai rotto niente. Ho già fatto tutti i test. Quindi di base questo è il setup. Qua ci va il monitor. In questo modo riesco a regolarmi sia questo che questo, in caso in cui mi serva. E così riesco a fare tutto quello che devo fare. Riesco a lavorare tranquillamente. Questo è il setup mano libera. Poi ovviamente questo setup posso trasformarlo in un setup cine, nel senso che vado ad utilizzare la WLOC, vado ad utilizzare le solite cose di sempre. E quindi che cosa faccio? Di base rimonto il mio classico setup solito. Quindi qui c'è il solito plate, qui ci vanno i soliti rod, quello poi in base a come siete comodi, in base a quello che dovete fare, in base al tipo di camera che avete, il solito discorso di sempre, questo solito coso, qua dietro ci va la WLOC, questa la mettiamo qua sopra,
Ovviamente va tutto a pesare molto di più, quindi dipende da voi, ma in questo modo potete posizionarla anche su uno spallaccio col solito setup che vi ho fatto vedere, trovate tutti i link in descrizione. Quindi questo, solito discorso, HDMI che viene attaccato da monitor a camera, cavo per alimentare la camera direttamente dalla V-Lock e eventualmente la batteria con sempre il cavo di tap per alimentare il monitor direttamente dalla V-Lock. In alternativa alimentate il monitor con la classica Sony NPF. Ultima roba, vi ho detto che tutto questo setup può essere montato direttamente sul Ronin. Ovviamente dovete levare come al solito la maniglia top, la maniglia side e tutto il supporto inferiore, però potete montarlo sul Ronin perché la camera, almeno con la 6K Pro, sul Ronin ce l'ho montata sull'RS2 senza alcun tipo di problema. Per la questione messa a fuoco potete ovviamente sempre utilizzare il fuoco remoto del Ronin, il Nucleus Nano, insomma quello che preferite. Se voglio utilizzare un follow focus anche a mano libera, questo lo vado a posizionare praticamente per questo cage direttamente qui sotto, ok? E quindi poi monto il ROD qui e il follow focus qua sotto, in modo che posso controllare il fuoco non soltanto con la mia mano dalla lente, ma direttamente da questo. Lo tengo sopra, normalmente se non devo usare questo in questo setup, perché mi rimane sempre montato dal setup orizzontale, però di base insomma potete farlo senza problemi. Semplicemente perché se dovessi tenerlo di qua, ovviamente non potrei far questo, ma potrei fare solo questo, ok? Basta. Ve lo monto, va? Questo va qui. Ok, questo va qua. E questo va qua. In questo modo la situazione diventa questa. Posso fare questo o posso fare questo. In alternativa, per una cosa più semplice, potete lavorare in questo modo. Boom. E ve la gestite come vi pare. O ve la gestite così. Quindi ragazzi, questo era il mio setup per utilizzare una camera, una mirrorless, una camera cine in modalità verticale, senza ovviamente rinunciare a tutto quello che può servire per lavorare comodamente. In descrizione, ve lo ricordo, trovate tutti quanti i link rispetto ad ogni pezzo che vi ho fatto vedere e vi ricordo anche che ve l'ho fatto vedere sulla Pocket, ma potete ovviamente riadattare tutto direttamente per la vostra camera. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate, se avete mai sfruttato la vostra camera direttamente in verticale e che tipo di setup avete utilizzato. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina, così da rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che realizzerò. E come ultima cosa, se avete trovato utile questo video, sicuramente troverete altrettanto interessante anche quest'altro. Io vi aspetto di là, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!